Serie B-Win. Appassionati. Appassionati della Serie B-Win, un bel ritrovati da parte di Luca Gregorio. Benvenuti al Braglia, dove si gioca Modena-Brescia, recupero della 27esima giornata. Partita chiave per non perdere di vista la zona playoff, attualmente a meno 5 per entrambe. Il Modena non vince in casa da oltre due mesi e nel ritorno a un passo da retrocessione. Poco meglio ha fatto però il Brescia, che ha vinto sabato la sua prima gara nel 2013. Ci siamo, parte Modena-Brescia, buon divertimento. Arriva Piscitella, destro sul primo palo, accompagnato con lo sguardo da Arcari. Moretti. Mazzarani. Occhio alle sue qualità. Prova Mazzarani dalla distanza. Tiro molto pretenzioso. E poi arriva un altro fallo nettissimo ai danni di Lazarevic. Per intervenire Manganiello. De Maio, è partito Corvia, occhio a Sodigna che raccoglie, poi esplode nel sinistro alle stelle. Zambelli a vantaggio su Minarini, Zambelli dietro, la piazzata e il Brescia in vantaggio. Alessandro Budel al 39esimo, la sblocca lui, terzo gol in campionato per Alessandro Budel, l'uomo faro di questo Brescia. Corvia dentro e palla sull'esterno della rete. Altra dormita difensiva. Si è allargato Corvia. Punta Minarini, che sembra un po' l'anello debole della difesa. Ancora Corvia. Ci siamo, si riparte dall'1-0 per il Brescia. Battuta dentro con Stanco che mette fuori. Poi la grande conclusione di Sodigna. E palla a lato. Vediamo un po' quale sarà la soluzione cercata da Sodigna, che decide di andare in porta. Colombi. Moretti si ripassa sempre dai suoi piedi. Ecco il lancio verso Stanco, grande aggancio in corsa, Stanco! E l'anticipo alle sue spalle decisivo di Zambelli. Moretti rialza la testa, altro cross, colpo di testa, 1-1! Francesco Stanco, proprio lui, è entrato nella ripresa, servivano i suoi centimetri, è il quinto in questa Serie B-Win. Rete pesantissima per il 26enne attaccante. Lazarevic, accelerazione di Lazarevic, poi l'azione prosegue, ma a quel punto c'era giustamente calcio di punizione. Arriva il secondo giallo per Caracciolo ed espulsione. Punizione, battuta corta, Ardemagni, gran botta! E Siluro che termina di poco alto sulla traversa. Ci saranno una decina di minuti a disposizione anche di Andrea Caracciolo. Zambelli, altro cross interessante per Caracciolo! Il sorpasso del Brescia! L'airone torna a colpire a due dal traguardo! Settimo in campionato! 2-1 Brescia in 10 uomini. Finisce qui, il Brescia espugna Modena in 10 uomini, ottiene la seconda vittoria esterna di fila.